Tedua, ma che cosa mi stai combinando? Ho pubblicato un post su Instagram dove ho messo lo screen del suo post su Facebook, vi ho chiesto un po' dei pareri, li troverete qua in sovraimpressione. Wow, ma che termini televisivi! Cosa è successo? Ho pubblicato un teaser, la gente è impazzita perché non capiva niente. Il disco della giungla è il nome del disco, il disco della giungla è il nome del pezzo, il disco si chiamerà Mugli, il disco si chiamerà Mugli, Mugli si chiamerà Disco della giungla. Disco della giungla si chiamerà Mugli. Mugli è un pezzo di merda. Non si sta più capendo un cazzo. La gente ha diverse teorie. Secondo me, il disco della giungla è appunto quello che andremo a vedere adesso. E Mugli sarà il nome dell'album. Anche se effettivamente, disco della giungla, e uno pensa è il nome del disco. No, no, perché non siamo mai banali noi, cazzo! Andiamo a vedere che cosa ha pubblicato Teo da Disco della giungla. Allora, qui abbiamo una giungla. Un ragno. Minchia, che cazzo di paura! Un serpente. Un uccello. Un lupo. Dei lupi, un branco. Quello sarà Tedua o non sarà Tedua? Belli però se batterie giunglose. Oh, la tigre. Ah no, qui c'è un bambino che sarà Mowgli, immagino. Con una ciocca bionda però, perché Mowgli, ricordiamoci, si è fatto la tinta a un pezzo di ciocca. Ah no, ma è una piuma. Beh, la moda della giungla comunque prevede le piume. Nella giungla urbana il figlio legittimo, fiero di esserlo, finirà Giungla urbana, ecco perché disco della giungla. Minchia che sguardo, mi sto cagando addosso. Mowgli, il disco della giungla. Finisce così. Vabbè, dopo 1 minuto e 20 io mi aspettavo cosa di più. 4 barre. Ah, possiamo fare qualche teoria? Ha lasciato tutti abbastanza basito. È uno dei più avanguardisti sulla scena. È anche uno dei più poetici. Riesce a fare dei testi che... Oh mio Dio. E spero porti vivamente qualcosa di nuovo e che non si fossilizzi su quello che ha già fatto, ma o come ogni artista credo sia in grado di evolversi. Ora, secondo voi, Mugli cos'è? Il nome del disco? Il nome del singolo? Il disco della giungla che cos'è? Il libro che Tedua si leggeva prima di andare a dormire? Che correlazione c'è tra Mugli e Tedua? Molto probabilmente, vabbè, la giungla è la giungla urbana, come ha detto Tedua, quindi la contestualizziamo in questo modo. Per cui probabilmente Mugli è Tedua, magari nei video possiamo vedere che fa tipo delle mosse strane, quasi animalesche. E infatti, Mowgli, no, no. Già solo il teaser dici che cazzo è, ma siamo dentro un film, siamo dentro alla vita di P. Ci aspettiamo tante cose. Mi sono piaciute quelle batterie, spero ci sia un beat con queste batterie. Mi è piaciuto lo sguardo finale di Tedua che mi ha fatto cagare addosso. E se volete andare a vedere un film horror, basta guardare questo teaser. Potete evitare benissimo It, che a quanto dicono in molti non ha fatto paura praticamente a nessuno. Come ogni film horror della nuova generazione. Quindi basta, che ne so, prendere lo screen di Tedua che ti guarda male, stamparlo e appiccicarlo per esempio al muro, te lo guardi una volta ogni tanto e dici cazzo, mi fa proprio paura. Notizione, anche Tedua è passata a Vevo, perché prima usava il canale Tedua Tedua, se non sbaglio, adesso c'ha il Tedua Vevo. E niente, aspettiamoci il meglio, voglio sapere i vostri pareri, le vostre teorie, scrivetemi sotto nei commenti che cosa combineranno Tedua, Chris Nolan e Mowgli, soprattutto Mowgli. Mowgli, combatterai con qualche animale oppure no?